colori esistono perché c'è la luce. La nostra perenne sorgente di luce è il sole, che produce quella che noi chiamiamo luce bianca. La stessa che in genere viene generata artificialmente. Essa in qualche modo deve interagire con la materia affinché noi possiamo vedere i colori dello spettro. I colori possono essere prodotti dalla luce bianca in maniere diverse, ma sempre tutto dipende dal fatto che la luce visibile copre una zona determinata di lunghezze d'onda e frequenze. Essa è una forma di energia che si muove nello spazio come un'onda. Il movimento dell'onda da un punto a un altro corrispondente è un ciclo. La distanza fra questi due punti è la lunghezza d'onda e il numero dei cicli per secondo è la frequenza dell'onda. La luce bianca non ha una sola frequenza o lunghezza d'onda, è una combinazione di varie frequenze e lunghezze d'onda. E questo è ciò che noi chiamiamo spettro visibile, le onde luminose che percepiamo come colori. E anche questi colori sono composti da un'area ben delimitata di frequenze e lunghezze d'onda. Il rosso ha la più lunga lunghezza d'onda dello spettro visibile. Questa diventa via via più corta, mentre la frequenza aumenta, quando andiamo verso l'estremo dello spettro, dove è il viola. È questa lunghezza d'onda, oppure delle combinazioni di essa, che bisogna separare perché noi possiamo vedere i colori. Un modo in cui ciò avviene è attraverso la rifrazione, la piegatura delle onde luce. I colori possono essere originati quando queste formano un angolo passando da un mezzo a un altro. Questo accade perché tutte le lunghezze d'onda che formano la luce visibile non si piegano secondo lo stesso angolo. Un prisma può dimostrarlo bene. Siccome le lunghezze d'onda più corte si piegano di più rispetto alle più lunghe, salta fuori la variabilità delle lunghezze d'onda. Ecco perché un prisma produce i colori che sono disposti secondo uno spettro continuo. I colori dell'arcobaleno sono dovuti a un meccanismo simile legato alla separazione della luce solare ad opera delle gocce di pioggia. Ma sulla superficie di un compact disc, le onde luce non si piegano e non diffondono a produrre colori. Ora stiamo considerando un colore che è stato prodotto dall'interazione delle onde luminose fra loro. È questo il motivo per cui si vedono i colori nelle bolle di sapone. Una di queste sembra trasparente perché la maggior parte della luce che la raggiunge va dritta al suo interno. Solo una piccola quota di luce viene riflessa dalla superficie. Ma anche una parete sottile come quella di una bolla di sapone ha due superfici, una interna e l'altra esterna, separate da una lunghezza d'onda. E le onde luce si riflettono su entrambe. Nei punti in cui le onde si sovrappongono, interferiscono l'una con l'altra. Alcune frequenze sono rafforzate, altre ne risultano indebolite. Alla fine, alcune lunghezze d'onda si separano dalla luce bianca e si ottengono i colori. Su un compact disc, l'interazione è il risultato della diffrazione. Le onde luce si piegano a motivo dei sottili righi sulla superficie, separati da distanze estremamente piccole. Le onde diffratte interferiscono tra loro positivamente o negativamente e danno origine ai colori. Questi possono essere prodotti attraverso un altro tipo di interazione fra luce e materia, la diffusione. Degli occhi blu sono il risultato della diffusione e lo stesso avviene per il cielo. Questo fenomeno si presenta quando la luce viene a contatto con particelle molto piccole, come le molecole d'aria, che per le loro dimensioni sono solo una parte della lunghezza d'onda della luce. Quando la luce solare attraversa la nostra atmosfera, esse interagiscono soprattutto con le molecole di azoto e di ossigeno. Appena una molecola dell'aria viene colpita da un'onda luminosa, assorbe l'energia della luce e quindi emette luce della stessa lunghezza d'onda in tutte le direzioni. Questa è la diffusione. Le corte lunghezze d'onda della luce bianca sono diffuse più facilmente di quelle lunghe.
Il blu, all'estremo delle lunghezze d'onda brevi dello spettro, è diffuso circa 10 volte in più del rosso, che è all'altro estremo. E quindi la lunghezza d'onda del blu vince. La diffusione di luce che produce gli occhi blu è dovuta a certe particelle presenti nello strato interno dell'iride. Gli occhi marroni hanno particelle più grandi nello strato più esterno della stessa struttura. Come molti dei colori che vediamo, gli occhi marroni sono il prodotto dell'interazione fra luce bianca e materia, in cui i colori sono separati per assorbimento. Accade questo. Abbiamo luce bianca e dei materiali che la riflettono e la assorbono in gradi diversi. Questo determina i colori che vediamo. Così questa camicia appare bianca nella luce bianca perché riflette quasi tutte le lunghezze d'onda di questa. Una camicia nera, invece, lo è perché le assorbe quasi tutte. Quando vediamo i colori, questo è possibile perché soltanto alcune lunghezze d'onda sono assorbite. I colori che vediamo saranno quelli prodotti dalle lunghezze d'onda che vengono riflesse. Così, per esempio, quando la luce bianca cade su due materiali e uno appare rosso e l'altro viola, è così perché tutte le lunghezze d'onda, escluse queste, sono state assorbite. Ora, invece, tutte sono state assorbite meno quelle del blu in un materiale e del giallo in un altro. Adesso, tutte meno il verde in uno e il cremisi nell'altro. L'assorbimento e la riflessione di certe lunghezze d'onda della luce bianca producono tutti questi colori. Teniamo a mente che la luce bianca contiene tutte le lunghezze d'onda della luce visibile, ma se vengono usate luci di diversi colori, esse influenzeranno con il loro colore il materiale che le riflette. Una camicia bianca riflette tutte le lunghezze d'onda della luce che la investe. Così apparirà rossa nella luce rossa, perché solo le lunghezze d'onda del rosso sono utilizzabili per la riflessione. Un materiale che riflette solo il rosso è rosso nella luce bianca e in quella rossa. Ma un materiale blu riflette solo l'estremità dello spettro con onde corte. Le onde rosse sono lunghe e quindi nessuna di esse viene riflessa. Ma nella luce blu i materiali sembrano blu, mentre il rosso perde gran parte del suo colore. Quindi ciò che viene assorbito e ciò che viene riflesso dipende in parte dalla natura delle sostanze e in parte dalle lunghezze d'onda presenti nella luce che le illumina. Ora ricordiamo che la luce bianca contiene tutte le lunghezze d'onda della luce visibile. Le luci colorate ne contengono soltanto una parte. Ma è possibile mettere insieme le lunghezze d'onda di certi colori e ottenerne altre di colori diversi. Guardiamo il pavimento quando si sovrappongono le zone dei colori rosso e verde. Si produce il giallo. Questo è un esempio di come si possano mescolare i colori. Ora il cremisi sarà prodotto sul pavimento aggiungendo del blu al rosso. Se togliamo il rosso e mescoliamo del blu al verde, il pavimento assumerà un colore viola. E se mettiamo il rosso insieme al blu e al verde, otteniamo il bianco. Perché questi tre colori insieme assommano tutte le lunghezze d'onda della luce visibile. Verde, blu e rosso sono i colori fondamentali dei miscugli di colori che vengono spesso usati nell'illuminazione dei teatri e negli schermi delle televisioni a colori. Su questi i colori sono il risultato di migliaia, spesso centinaia di migliaia di gruppi di piccolissimi punti di soli tre colori. Rosso, verde e blu. L'intensità di ciascun punto può essere variata, ma siccome i puntini sono così piccoli e così stretti l'uno all'altro, non possono essere percepiti come colori diversi. I colori che riusciamo a vedere sono quelli formati grazie ai miscugli di colori. Per esempio, il rosso da solo, come potremmo aspettarci, produce una zona colorata in rosso. Aggiungiamo del verde e, come abbiamo visto prima, il risultato che otteniamo è il giallo. E con l'ultimo dei tre colori fondamentali aggiunto, naturalmente, abbiamo il bianco.
si possono ottenere altri colori variando l'intensità dei tre fondamentali. Mentre il processo di somma produce i colori mettendo insieme luci di differente lunghezza d'onda, si possono avere dei colori anche con un processo di sottrazione. Cominciamo col bianco. Questo filtro è giallo perché sottrae la lunghezza d'onda del blu dalla luce bianca, permettendo al rosso e al verde di passare. E con un processo di somma, essi danno luogo al giallo. Questo filtro invece è cremisi perché sottrae dalla luce bianca la lunghezza d'onda del verde, lasciando passare solo il rosso e il blu, che insieme danno il cremisi. Un filtro viola sottrae la lunghezza d'onda del rosso. Solo il verde e il blu passano e si fa il viola. Siccome il filtro giallo lascia passare il rosso e il verde, ma quello viola sottrae il rosso, se i due filtri vengono sovrapposti, può passare solo il verde. Quindi, attraverso un processo di sottrazione, il viola e il giallo formano il verde. Nello stesso modo, il giallo e il cremisi danno il rosso. E se tutti e tre i filtri sono sovrapposti, vengono sottratte tutte le lunghezze d'onda della luce bianca. Combinati nelle tinture, nelle vernici e nei pigmenti, questi tre colori, giallo, viola e cremisi, possono praticamente dare ogni altro colore. Ma il colore non è solo il risultato dell'addizione e sottrazione di onde luce, dell'assorbimento e della riflessione, della rifrazione, dell'interferenza e della diffusione. Un'altra cosa ancora è fondamentale. Il nostro mondo colorato non potrebbe esistere senza gli occhi, perché i colori che vediamo non dipendono solo dall'interazione tra onde luminose e materia intorno a noi, ma anche dalla connessione fra onde luce e qualcosa di sensibile ad esse, presente nei nostri occhi, che invia segnali elettrici al cervello. E lì, in qualche modo che è ancora da chiarire bene, questi segnali sono trasformati e noi ne diventiamo consci, riconoscendoli non come onde di luce di diversa lunghezza d'onda, ma come colori.